benvenuto a Cecilia Strada. Buongiorno, abbiamo cambiato l'ordine degli interventi. Cecilia Strada, laureata in sociologia nel 2009, presidente di Marketing. Fondata il 15 maggio del 94 a Milano da Teresa Sarpi e Gino Strada. Obiettivi di Emergency sono offrire cure mediche e chirurgiche gratuite di alta qualità alle vittime della guerra, delle mine, agli uomini, della povertà. Anche grazie al coordinamento e all'attività dei volontari sul territorio, che sono qui tra l'altro alcuni con noi, e vi ricordiamo sono qui da questa mattina, e ringraziamo anche. L'associazione promuove attivamente i valori di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Nata per fornire soccorso chirurgico nei paesi in guerra, Emergency, ha nel tempo esteso raggio delle sue attività alla cura delle vittime della povertà in paesi in cui non esistono strutture sanitarie della minore. Ti ringraziamo. Grazie. E a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti. Io vorrei cogliere l'occasione oggi per, a proposito di nuovi linguaggi per raccontare la guerra e la pace, di parlarvi un po' di Afghanistan, che è un paese da raccontare il quale non solo servirebbero dei nuovi linguaggi, ma basterebbe a volte un linguaggio. L'Afghanistan è un paese di cui in Italia si parla poco o niente, a volte se ne parla perché muore un militare italiano o perché succede qualcosa di straordinario. Per il resto c'è silenzio, un silenzio ingombrante, perché l'Afghanistan con i suoi 15 anni di occupazione militare, guerra per sconfiggere terrorismo, portare pace, democrazia e diritti, guerra a cui partecipa anche l'Italia, i cittadini italiani hanno messo più di 5 miliardi di euro in questa esperienza militare dell'Afghanistan, è crediamo un buon esempio per capire se quello che stiamo facendo per rendere il mondo, quello che i governi occidentali stanno facendo per rendere il mondo un posto più sicuro, la cosiddetta guerra al terrorismo, se funziona oppure no. Questo è, quindi mi fa piacere raccontarvi un attimo di questo paese da cui sono tornata di recente, perché è un paese in cui Emergency lavora dal 1999, da prima dell'ultima guerra che ha seminato l'Afghanistan, siamo ancora lì, rimarremo lì. E abbiamo un polso della situazione che è un po' diverso da quello che ci raccontano o non ci raccontano sui giornali, e questo ovviamente si inquadra in questo cerchio della guerra spaventoso cominciato, cerchio della guerra al terrorismo, questi ultimi 15 anni cominciati nel 2001 dopo gli attentati alle Torri Gemelle, in cui il mondo scioccato si dice bisogna fare qualche cosa, ma cosa? E la risposta è facciamo una guerra. Poi è la volta dell'Iraq, bisogna fare qualche cosa perché forse Saddam ha delle armi di distruzione di massa che forse utilizzerà contro di noi, che cosa facciamo? La guerra. Poi è la volta della Libia, poi comincia la Siria. Nel 2015 siamo qui a guardare gli attentati a Charlie Hebdo, a guardare il Bardo, a guardare quello che è successo al Bataclan a novembre, a guardare la situazione spaventosa in Iraq, e ancora una volta i governi del mondo si dicono bisogna fare qualche cosa, ma cosa? Ancora una volta però la risposta è quella che fu data nel 2001. Quindi per me è abbastanza rilevante capire se ha funzionato o non ha funzionato. Ecco, questo me l'ho detto, 15 anni di guerra, questo mini bilancio paese, 15 anni di guerra, 5 miliardi di euro spesi dall'Italia, 680 miliardi di dollari spesi dai soli Stati Uniti, però forse qualche cosa è andato storto. Questo è il secondo, le Nazioni Unite sono le vittime civili morti in blu e feriti in rosso dal 2009 all'ultimo anno di riferimento, per ora il 2014. Vedete che ogni anno aumentano i morti e aumentano i feriti. Questo è l'ultimo quinquennio della guerra, quindi già dopo 8-9 anni di guerra in Afghanistan, per un quinquennio vediamo un aumento costante anno dopo anno dei feriti e dei morti. Forse qualche cosa è andato storto, perché dopo tutti questi anni per portare la pace uno si aspetterebbe più pace, si aspetterebbe forse di vedere una curva discendente dei feriti anziché un continuo aumento. I dati delle Nazioni Unite tendenzialmente sono sottostimati, perché in tante zone dell'Afghanistan non riesce a contare i vivi, figuriamoci i morti, perché molti incidenti non vengono registrati, perché se un intero villaggio vicino a Sangin, nel profondo sud della provincia di Helmand, viene spazzato via, difficilmente finiranno nelle statistiche. Questi invece sono nostri dati, nostri di Emergency, sono i ricoveri per feriti di guerra nell'ultimo quinquennio 2010-2015.
nell'ospedale di Lashkar e nell'ospedale di Kabul. Abbiamo tre ospedali, ecco, forse avrei dovuto dirvi questo, cosa facciamo noi in Afghanistan dal 1999? Abbiamo un ospedale generale nel nord, abbiamo un centro chirurgico per vittime di guerra nella capitale Kabul, un altro centro chirurgico per vittime di guerra nella provincia di Helmand, a Lashkar, nel sud. Abbiamo 41 posti di primo soccorso e centri sanitari che fanno assistenza medica di base e pronto soccorso per i feriti e trasferimento verso le nostre strutture principali, e abbiamo un centro di maternità. Anche qui vedete che anno dopo anno aumentano i feriti, non ce n'è. Ogni anno siamo costretti a rivedere le statistiche e il record dell'anno precedente. Nel 2009, questo è un dato che mi è arrivato ieri, nel 2009, nel mese di febbraio, nel centro di Kabul, la capitale, avevamo ricoverato 70 pazienti. Quando parlo di ricoveri intendo quelli gravi, perché non mi metto manco a contare quelli che arrivano in pronto soccorso, magari sono stati coinvolti solo di striscio in un'esplosione, quindi hanno schegge che possiamo pulire, ferite che si possono suturare in pronto soccorso e poi dimettere, sono ovviamente molto di più. Febbraio è un mese storicamente dimagra, passatemi il termine, per i feriti, perché d'inverno, quando fa freddo, c'è la neve, si combatte molto di meno, quindi generalmente d'inverno vediamo una diminuzione dei feriti. Febbraio del 2009 ne avevamo ricoverati 70, questo febbraio ne abbiamo ricoverati 200. Non stiamo più vedendo l'inverno, non vediamo praticamente più la stagionalità del conflitto in Afghanistan. Nei mesi estivi, ero giù quest'estate a Kabul, la capitale, dovrebbe essere il posto più sicuro di tutto il paese. Siamo arrivati a 470 ricoveri in un mese, feriti di guerra. Qualche cosa forse è andato storto. Aumenti percentuali rispetto al 2011, abbiamo aumentato del 118% i nostri ricoveri, solo feriti di guerra. Chi sono? Il 33% ha meno di 14 anni e il 14% sono donne. Anche qui un leggero aumento nella percentuale dei bambini feriti rispetto al 2011. Quando chiedi ai nostri chirurghi come sono cambiate le ferite in questi anni, che siano chirurghi afghani o internazionali a Kabul come la Shkarga, rispondono tutti, cominciando con più brutali, più bambini. È così che sono cambiate negli ultimi anni le ferite. Giusto per farvi vedere che cosa c'è dietro ai numeri, alle statistiche, questo è l'ospedale del sud del paese, il centro chirurgico dedicato a Tiziano Terzani a Lashkar, nella provincia di Helmand. Corsia pediatrica di Lashkar, il 22 luglio, un giorno assolutamente a caso, solo perché ero lì e fotografavo. Questo era il registro della corsia pediatrica, 11 anni proiettile, 3 anni scheggia, 6 anni proiettile e così via, 13, 12, 15, 2, mina, scheggia, proiettile, scheggia, mina. Il ragazzino della foto è il maschio di 7 anni e purtroppo non ce l'ha fatta perché è una ferita penetrante cerebrale, hanno provato di tutto, ma non ce l'ha fatta. Questo è il tipo di cose che tiriamo fuori dai nostri pazienti? O questo? O questo. A volte non sai nemmeno cosa stai tirando fuori, se stai tirando fuori un pezzo dell'ingranaggio della bomba o qualche cosa magari che era stato messo dentro a un ordigno artigianale per renderlo più, più potente e più distruttivo, per cui a volte gli ordigni improvvisati, gli ordigni artigianali vengono costruiti e poi dentro vengono messi chiodi, bulloni, sassi che poi partono a raggiera ovviamente quando l'ordigno detona, e questo aumenta la capacità distruttiva. Tiriamo fuori dai... Questa foto l'abbiamo fatta con il mio collega, che mi è seduto in fondo, Chico Lia, per un progetto che abbiamo in testa di tracciare un proiettile dalla testa di un bambino fino a chi l'ha prodotto e in mezzo chi l'ha venduto, chi ne ha autorizzato l'esportazione, chi ne ha autorizzato il transito, perché certamente quel bambino che se l'è trovato in testa a 7 anni, di chi è la colpa? Di quello che aveva in mano il fucile e ha premuto il grilletto. Ma oltre a quello ci sono tante responsabilità che ci fa tantissimo comodo non vedere, perché 9 volte su 10 scopriamo che quel proiettile è stato venduto da un membro permanente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, che è lo stesso organismo che dovrebbe
da statuto salvare le future generazioni del flagello della guerra. Gli darei un suggerimento: non ce la faranno tanto in fretta se continuano ad essere i principali mercanti d'armi del mondo. Quindi qui abbiamo tirato fuori un po' di cose che stavano in uno scatolone, cose estratte dai pazienti, ma ci trovi anche l'ago con il filo inserito, ci trovi i gioielli, ci trovi pezzi di metallo lunghi così, oltre ai proiettili, e trovi a volte anche le ossa di qualcun altro. Ok, questo è l'andamento dei feriti di guerra a Lashkarga. Qua vi volevo fare notare una cosa. Questo è l'andamento, qui vedete i mesi dell'anno, sono i primi 6 mesi dell'anno, e in verticale vedete gli anni. Anche qui vedete che anno dopo anno saliamo di un gradino, anno dopo anno aumenta il volume dei feriti. Se invece guardate in orizzontale l'andamento dell'anno, volevo solo richiamare la vostra attenzione su questo picco negativo che abbiamo tutti gli anni tra marzo e aprile. Sapete che cos'è questo? È la raccolta dell'oppio. È il momento in cui non si combatte perché si lavora, perché business is business. Allora, tutti quanti, quando è il momento di raccogliere, smettono di combattere. Prima si raccoglie e poi si ricomincia a combattere. Ovviamente quando almeno parte, quando non gran parte, dei proventi dell'oppio vengono reinvestiti in guerra, sì, certo, quel mese lì hai meno feriti, ma dal mese dopo ricomincia l'aumento esponenziale. Succedono anche cose belle alla scarga, perché sennò sembra che succeda solo l'orrore. Qualche cosa bella succede, o si cerca di farla succedere, si cercano anche nuovi linguaggi, anche qua. Questo è il nostro fisioterapista Francesco, che ha deciso che l'ospedale, la corsia pediatrica era un po' troppo bianca per i bambini, e allora ha cominciato a dipingere, per esempio questi sono i portacartelle, ha cominciato a dipingere quello, coccinelle, topi, queste sono dietro, vedete le facce che non vorresti mai vedere in un ospedale per vittime di guerra, e adesso sta dipingendo anche, ha dipinto, ormai li abbiamo già attaccati, questi pannelloni con un sacco di animali da mettere sulle pareti. Questa è una cosa cui non diamo tanta pubblicità localmente, ma è una cosa molto molto bella. Abbiamo aperto una nursery all'interno dell'ospedale in modo che le nostre colleghe afghane possano continuare a lavorare anche quando si sposano e hanno dei figli, altrimenti tendenzialmente tornerebbero a casa e smetterebbero di lavorare per accudire i figli. Invece aver aperto una nursery all'interno dell'ospedale finora ha consentito a 4 delle nostre colleghe di continuare a lavorare, mentre anche dopo che si sono sposate, che hanno avuto dei bambini, è una cosa di cui personalmente sono super orgogliosa, perché poi il nido aziendale e conciliare la maternità col lavoro non è facile manco in Italia, in Afghanistan è più difficile. E ci hanno raccontato nel 2001 che si andava a fare la guerra anche per dare diritti alle donne afghane, tra l'altro trattando le donne afghane sempre come fossero delle bambine da salvare, perché da sole non sono capaci di salvarsi. Ma questo è ancora tutto un altro discorso che riguarda l'orientalismo e l'arroganza con cui tante volte in Occidente ci si relaziona con le donne degli altri paesi, in particolare le donne musulmane. Noi abbiamo portato in Afghanistan diritti anche e soprattutto per le donne, ma l'abbiamo fatto in un altro modo, non l'abbiamo fatto con le bombe e con l'occupazione militare. Dopo ci torno su. Ora accelero un po'. Questi sono posti di pronto soccorso, questi sono quelli che vi citavo prima, 41 posti di pronto soccorso, sono sparsi sulle montagne, ci arrivi con un ponte fatto di legno e sassi, e questi per tutte le persone che vivono lontano dalle grandi città e vivono in contesti del genere, quindi molto lontano dalla prima strada asfaltata, a 4 ore di macchina dal primo centro sanitario che sta a pagamento verso la capitale, queste strutture di emergency sono ancora oggi l'unica possibilità di accedere a cure gratuite e di qualità per tantissime persone. Loghi, pesa bambino con logo, mettiamo il logo quasi dappertutto, siamo abbastanza vanitosi da questo punto di vista. Questo è un altro esempio di un posto di pronto soccorso, e mi piace molto perché si chiama Orati il luogo dove sta, ribattezzata la clinica dei fiori perché l'infermiere che lavora lì ha la famiglia a Kabul, quindi fa dei turni molto lunghi, non torna a casa la sera ha un sacco di tempo, gli piacciono le piante e ne coltiva tantissime, e volevo farvi notare anche, se si vede, il nostro portafiori, che è un pezzo di un razzo
che abbiamo riciclato e trasformato in un portagerai. Non è l'unico che abbiamo, il riciclo creativo ci piace tanto, anche questo è un nuovo linguaggio. Prendere pezzi di ordigni bellici, che è veramente un bene di cui c'è ampia abbondanza in Afghanistan, e trasformarli in portagerani, in portafiori. Non mettete dei fiori nei vostri cannoni, eccolo qua. Questo è l'ospedale che abbiamo nel centro medico-chirurgico che abbiamo nel nord del paese, nella valle del Panjshir. Fa 1000 ricoveri al mese tra l'ospedale generale e il centro di maternità. Ecco, e questo è il centro di maternità. Quando la ministra della salute afghana venne a visitare questo centro, si fermò un attimo davanti a quel cartello dicendo: oh, che bello, un posto dove agli uomini non è consentito di entrare. Sì, perché qua dentro nascono i bambini, qua dentro si curano le donne, qua dentro nascono 15 bambini al giorno. Abbiamo aperto questo progetto nel 2003 in un coro di: siete pazzi, chi ve lo fa fare, portare l'ostrice alla ginecologia in Afghanistan, non funzionerà, sarà vuota, eccetera. Nascono 15 bambini al giorno, abbiamo fatto 169.000, mi pare, visita più, visita meno, visite prenatali e neonatali. Abbiamo un sistema di visite prenatali anche nei posti di pronto soccorso, da cui poi mandiamo le gravidanze a rischio a partorire nell'ospedale. Non solo, ci lavorano 60 donne afghane, che hanno imparato un mestiere, e all'inizio non è stato facilissimo. All'inizio abbiamo dovuto vincere qualche resistenza, era impensabile all'inizio, quando abbiamo cominciato a lavorare lì, che le donne lavorassero fuori di casa. E attenzione, la valle del Panjshir è l'unico posto in cui i talebani mai visto neanche uno, quindi non è quello che ci dicevano nel 2000, poi dico ci dicevano nel 2001, voi siete molto, la maggior parte di voi siete molto più giovani di me, quindi forse non lo dicevano direttamente a voi nel 2001, ma noi nel 2001 abbiamo sentito tanto questo bisogna andare a intervenire per salvare le donne, liberare le donne. Ecco, il nostro modo di aiutare le donne afghane è stato questo: offrire un lavoro, se necessario, e spesso è stato necessario, andare a parlare con i mariti, andare a parlare con il mullah, il capo religioso del villaggio, andare a confrontarsi, andare a dire chi siamo, cosa facciamo, perché, a quali condizioni offriamo un lavoro alle donne. E alcune condizioni sono, per esempio, che evidentemente lavorano come si sentono a loro agio, con il loro velo. Il burka non è ammesso all'interno dell'ospedale per questioni igieniche, per questioni di sicurezza, ma ovviamente tutte le nostre donne lavorano con il velo, lo ritirano pulito ogni mattina dalla lavanderia. O il fatto che agli uomini non è consentito l'ingresso senza autorizzazione, questo ovviamente è a tutela della serenità delle donne che vengono lì a partorire e che comprensibilmente non vogliono trovarsi dei maschi sconosciuti che girano per il reparto. Fatti tutti questi passaggi di conoscenza reciproca e di convincimento anche quando serviva, siamo partiti con la prima donna e poi un'altra, poi un'altra, poi un'altra. E 60 donne lavorano al centro di maternità, sono più di 80 che lavorano nell'ospedale accanto. E tutte quante a fine mese hanno un salario, tutte quante possono imparare l'inglese, tutte quante ricevono formazione. Adesso siamo diventati anche una scuola di specializzazione per l'ostetrica e per le ginecologhe. E questo è il nostro modo di, è stato il nostro modo di dare una mano, con umiltà, con reciprocità, con scambio reciproco, senza porci come adesso arrivano gli uomini occidentali che insegnano a voi donne afghane a vivere. No, un'altra cosa, un lavoro insieme. E questo lavoro insieme crediamo che sia l'unico lavoro veramente duraturo, perché i meccanismi culturali che abbiamo messo in moto attraverso il lavoro, attraverso l'istruzione, durano molto di più di quanto non dura la libertà portata con le bombe, scusatemi, perché la libertà portata con le bombe è dura fin tanto che tiri le bombe. Nel momento in cui il nemico riconquista il territorio, è tutto perduto. E invece il cambiamento culturale, non vi sto dicendo che abbiamo salvato le donne afghane, no, ma vi sto dicendo che nelle regioni in cui lavoriamo, il lavoro delle donne ha cominciato a essere guardato in un modo diverso. E questo è importante, perché è il loro cambiamento. E se è un loro cambiamento, andrà avanti indipendentemente da noi, anche quando noi ce ne saremo andati. Tutto questo, vi ho fatto vedere prima i 5 miliardi di euro spesi a forza, volenti o nolenti, dai cittadini, dai contribuenti italiani,
Questo invece è finanziato con le libere donazioni, ovviamente una libera scelta, e costa 700.000 euro l'anno. E crediamo che 700.000 euro l'anno sia molto più, non sono molto più, sono circa 8 ore di guerra dell'Italia, ma pensiamo che sia stato un filo più efficace nel costruire pace, nel costruire diritti, nel costruire cultura. Mi avvio alla conclusione dicendovi: questo invece è l'ospedale di Kabul, capitale, appunto il posto più sicuro del paese. Anche qui ogni anno, come vedete, aumentano drammaticamente i feriti di guerra. E vi farei vedere un'altra faccia. E questo è un ragazzino, che ragazzino, un bambino di 8 anni, che è arrivato colpito da un ordigno artigianale, qualche cosa che ha tirato su, qualche cosa che ha toccato. C'era lui, c'era suo cuginetto più piccolo e c'era la sua sorellina di 4 anni. Questo è il primo foglio delle nostre cartelle, tutte le crocette indicano i punti in cui è stato colpito, indicano i punti di penetrazione del proiettile o delle schegge dell'esplosione. Ve la faccio vedere perché tutti noi che lavoriamo a Emergency, tutti noi che lavoriamo in un ospedale per vittime di guerra, diamo un po' fuori di testa quando sentiamo la retorica della guerra, del ferimento di guerra, quando vediamo quei bellissimi film di guerra in cui magari i soldati si fanno vedere, si mostrano a vicenda le cicatrici, questa me la sono fatta in Corea, questa me la sono fatta, non c'è niente di eroico in tutto questo, e i soldati in realtà lo sanno, quella è solo propaganda, i soldati lo sanno perché hanno visto anche i loro commilitoni come tornano a casa, non c'è niente di eroico, è questa roba qua. La guerra è un bambino di 8 anni che si sveglia in un letto di terapia intensiva in un ospedale e non ha più la faccia perché è saltata via, e non ha più la mano destra perché è saltata via, e ha la mano sinistra mezza rotta perché stava avvicinando anche la sinistra al rodigno che tirava su con la destra, e che ha che non può parlare, si sveglia e non può più parlare, si sveglia e non potrà mai più vedere e non avrà più ovviamente la mano. La guerra è questa roba qua. Da queste ferite non guarisci, ovviamente, da una mutilazione non guarisci, e avrai dolore per tutta la vita, e non c'è niente di eroico in tutto questo, e c'è soltanto, ci sono soltanto i mostri della guerra, come dice il mio collega da Kabul. Chiudo facendovi vedere anche questo, visto che prima ho fatto vedere il picco di ferite quando si coltiva l'oppio. Questo è un altro prodotto di 15 anni di guerra. I dati sono sempre delle Nazioni Unite e del Ministero Afghano dell'Antinarcotico. Questo era il volume prodotto in epoca talebana. Questo è il volume di oppio prodotto oggi. È raddoppiato. È assolutamente raddoppiato. Altro effetto della guerra, di quest'ultima guerra in Afghanistan, più di 4 milioni di rifugiati. E giusto perché l'Europa si sente un giorno sì e l'altro anche invasa dai rifugiati, noterei che il 95% di questi rifugiati stanno in Pakistan, stanno in Iran, non stanno certamente in Europa. Ora ho veramente finito. Tante volte ci chiedono, vabbè, ogni volta che si parla di un nuovo intervento militare, per esempio, ora mandiamo un po' di truppe in Iraq, ora forse mandiamo un po' di droni, ma un po' di truppe in Libia. Ogni volta che noi cerchiamo di dire, e lo diciamo ogni volta, attenzione perché questa roba non funzionerà. L'abbiamo detto nel 2001, ragazzi, invadere l'Afghanistan non funzionerà per portare la pace, sono ancora impantanati dopo 15 anni. Ragazzi, invadere l'Iraq non funzionerà, anzi, creerà molto, molto, molto più casino. Ha invaso l'Iraq e adesso vediamo il bel casino che hanno prodotto. L'abbiamo detto per la Libia, eccetera. Non siamo stati ascoltatissimi, ok? Recentemente, qualche mese fa, abbiamo riletto, ragazzi, inviare armi in Iraq non funzionerà per fermare Daesh. Ci siamo sentiti dire, vabbè, voi dove siete? E voi dove eravate mentre Daesh massacrava gli yazidi, per esempio? E dove siamo noi? Noi tutti questi anni siamo stati lì a spazzare il sangue da terra. Emergency, questi pacifisti qua, dal 99 sono in Afghanistan, dal 95 sono in Iraq, con centri chirurgici per vittime di guerra, centri protesi, oggi nei campi profughi e nei campi per sfollati interni, esattamente quelli che scappano da Daesh. Siamo lì a curare le vittime, per cui se c'è qualcuno che si era distratto in questi anni, forse sono i politici che stanno pronti a votare un'altra guerra sperando di portare la pace. Noi sicuramente no.
Davanti a tutto questo, Emergency che cosa fa? Così chiudo con il titolo del mio intervento, da cui mi sono un po' allontanata, non mi rendo conto. Cercare nuovi linguaggi per parlare di pace. Noi siamo talmente stufi di guerra che abbiamo deciso che la guerra si può solo abolire e nel prossimo anno e nei prossimi anni ci impegneremo per l'abolizione della guerra. Mi rendo conto che detta così sembra forte, lo è, non questo o quella guerra, ma la guerra. Anche lì sembra una pazzia, probabilmente lo è, ma noi pensiamo che sia l'unica scelta di buon senso che si può fare. Sembra impossibile, me ne rendo conto. Ma a proposito di impossibile, vi lascio con questa citazione di Muhammad Ali che ho trovato sulla bacheca della direttrice dell'ospedale di Lashkarga nel sud dell'Afghanistan, dove fanno tutte queste robe straordinarie, compresa la nursery per le nostre colleghe. E sulla sua bacheca c'era questa citazione: l'impossibile è un parolone buttato lì da grandi uomini che trovano più semplice vivere nel mondo che gli è stato dato piuttosto che esplorare la possibilità e il potere che hanno di cambiarlo. L'impossibile non è un fatto, è un'opinione, non è uno stato di cose, è una sfida. L'impossibile è potenziale, è temporaneo, l'impossibile è niente. Allora noi vogliamo credere che l'impossibile sia niente e che andando avanti insieme a tutti quelli che vorranno seguirci riusciremo non solo a spezzare questo maledetto cerchio della guerra in cui siamo intrappolati da 15 anni, ma forse davvero a costruire un mondo in cui la guerra è stata abolita una volta per tutte. E grazie. Yeah.